Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vado a preparare gli amaretti croccanti e secchi. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 187 g di farina di mandorle, 150 g di zucchero semolato, 45 g di albume e poi vado ad utilizzare qualche goccia di aroma di mandorla amara. All'interno di una ciotola vado ad inserire l'albume e con le fruste elettriche vado a sbattere. Dopo aver ottenuto questo risultato, vedete, degli albumi ben montati, aggiungiamo la farina di mandorle, lo zucchero e l'aroma di mandorla amara. Ne metto mezza fialetta. Mescolo il tutto. Facciamo ben assorbire. Dopo averlo lavorato, vedete, dobbiamo ottenere questo risultato. Adesso prendiamo una teglia, la rivestiamo con carta da forno e prendiamo anche una ciotolina e mettiamo un pochino di zucchero semolato. Facciamo delle palline e le passiamo all'interno dello zucchero. Così. Le passiamo all'interno dello zucchero semolato e li sistemiamo all'interno della teglia. Vedete? In questo modo. Continuo fino al termine. Quindi facciamo delle palline e le passiamo nello zucchero semolato. Dopo averli formati tutti, le palline dovranno essere di 15-20 grammi. Adesso vado ad infornare e il tempo di cottura ve lo dico alla fine. Sono trascorsi 30 minuti esatti, ecco come si presentano. Li ho tirati fuori dal forno e adesso li lascio raffreddare completamente. I miei amaretti sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Ancora sono caldi, però io voglio mostrarvi l'interno. Guardate, sono perfetti.